Bentornati a tutti in questo nuovo video. In questo video andremo a riparare le 36 di Bob, perché ha dentro il motore che ha un grave problema, ovvero dal sfiato dell'olio lì sotto esce un bel po' di olio, e questo perché probabilmente uno dei pistoni all'interno si è crepato. Il perché si sia crepato può essere dato o alla benzina, che c'era la 95 ottani al posto della 100 ottani, o altrimenti magari la mappa che non era curata bene. Abbiamo fatto poche sessioni di mappatura e poi subito limitatore, è sempre stata limitatore un sacco questa macchina, quindi diciamo che questo motore ha un po' sofferto. E nel nuovo motore che andremo a mettere andremo a usare la 100 ottani, che aiuterà molto, abbasseremo un po' il limitatore e cercheremo di fare una mappatura un po' più curata nei dettagli. E nel frattempo questo poi lo smontiamo, lo apriremo e poi probabilmente ci mettiamo dentro quattro pistoni forgiati, così si potrà salire ancora di più con la potenza. Adesso andiamo a tirare dentro l'auto, che funziona non benissimo, però almeno funziona. Quindi giriamo il quadro, qua ignition on, qui sparso c'è il tasto della pompa benzina che andremo a spostare, quello della FR, folle, dovrebbe partire. Buona, l'auto è partita. Si sente che qualcosina là dentro non sta benissimo. Si vede che c'è un pistone crepo perché c'è molta pressione dentro il valve cover. Quindi andiamo a chiudere per bene. Andiamo a chiudere per bene. Sì, sicuramente uno o più pistoni si sono spezzati purtroppo. Togliamo questo motore, poi andiamo a mettere l'altro e facciamo una mappatura un po' più controllata, un po' più attenta. Intanto che aspetto che arrivi Bob, nel frattempo gli preparo questo. Per chi se lo ricorda, questo è il K24 che è stato messo nell'auto la primissima volta ed era stato smontato semplicemente perché qua c'era una vite troppo lunga che ha spinto la camera dell'acqua e l'ha sfondata. Quindi adesso andiamo a riparare questo danno. Saldare là in fondo, se fosse stato acciaio inox, era fattibile senza problemi. Ma essendo alluminio, so già che ci sarà da piangere, quindi ho deciso di fare così. Preparo da questo pezzo di alluminio un tassellino da inserire qua all'interno e vado a fare tutta la saldatura qua attorno. E ogni pezzettino che faccio di saldatura poi raffreddo tutto bene, poi faccio un pezzettino poi raffreddo tutto bene, perché siamo vicini al piano testata e non vorrei che si deformi il piano testata. Non ho mai fatto questo tipo di riparazione, soprattutto su monoblocchi, quindi è un alluminio fuso che è un po' diverso dagli altri, e speriamo di non avere troppi problemi, ecco. The next day. E dopo 6 ore di lavoro il risultato è questo. Sembra quasi nuovo. È arrivato anche Bob. Salve. Buon salve. Era il minimo che potevo fare. Esatto. E si è già arrivato a buon punto, visto. Sì, è già pronto a uscire questo. Sì, tolto i tubi intercooler, tolto tutti gli accessori. Quindi adesso cerchiamo di tirar fuori il motore da qui e dopo prepariamo quello nuovo da mettere con tutti gli accessori di questo qua. Passiamo tutto e via. Sì, esatto, perché qua c'è un po' di robe del K22, l'altro K24, quindi un po' un mix. Poi sarà da fare la nuova mappa anche. Pompa benzina, map sensor. No, accendiamola prima poi. Ok. Dai. E oggi che giorno è? Giovedì. E quando bisogna portarla in pista? Domenica. Però deve essere pronta? Domani. Sabato. Sì. Almeno sabato. Okay, sì. Però sabato abbiamo anche cazzi nostri, quindi sì, penso... Vediamo di riuscire a fare qualcosa. Esatto, sì. Speriamo. Il problema è che ho già pagato la pistata. Ulala, bello quello. L'ho pagato, quindi vediamo. Dai, diamoci dentro qua. Ora il motore è fuori e siamo pronti a spogliarlo dall'impianto elettrico. Scarico col turbo aspirazione e mettere tutto sull'altro motore là, anche il cambio e anche volano, il volano, la frizione, anche la buttata. No, davvero c'è un botto di roba da tirar fuori e ci stiamo dando dentro veloci, dai, così almeno riusciamo a rimetterlo subito dentro e iniziare poi a fare la mappatura di questo e a farlo andare bene per domenica. Sì, questo è durato circa 3000 file. Sì, anche qualcosina in più, però tutto in pista. Sì, molta pista, poi il piede di Bob leggerissimo, lui molto piano. È quello che mi dicono tutti, quando rompo e basta. No, anche quando non rompo.
Dai, diamoci dentro veloci qua, così almeno siamo pronti per buttare dentro l'altro. Adesso abbiamo rimontato tutto e siamo pronti per accendere. C'è qua pressione benzina regolata, abbiamo qua un po' di coolant, abbiamo messo l'olio nel motore, nuovo. Siamo pronti? Sì. Dai, vai in macchina e vediamo se riesci a accenderla. Non iniziamo bene. Buono! Non parte! Abbiamo tolto l'auto dal ponte, abbiamo fatto lo spurgo dell'acqua con quel barattolone lì, c'è andata dentro un sacco di acqua, tantissima, perché all'inizio sembrava normale, continuava a salire di temperatura, poi si è svuotata, avrà pippato da 2 litri di acqua, ancora. 2 litri, no, anche 3 litri, perché tutto il coso. E niente, adesso siamo arrivati al punto che dobbiamo svuotare tutta la benzina per passare alla 180, bye Bob. Bye Bob. Per forza. Pompa maggiorata, map sensor da 4 bar e la esplodiamo in un giorno. Sì. Iniettori da 1000 ci sono su e 180, quindi dai, dovrebbe... Potremmo salire un po' di turbo, ecco, adesso vediamo il target se fermarci a 0,8 o un bar, che adesso siamo a 0,5, non è neanche abbastanza. No, dalla botta poi sembra un aspirato. Esatto. No, sembra, è un aspirato. Sì. Dopo. Dai, allora facciamo così. Per riuscire a svuotare velocemente il serbatoio, qua tubi della benzina che arrivano, filtro, che posso andare nel rail, va nella tanica. Vado. Vada. E basta. Adesso togliamo tutti i 20 litri di benzina che ci sono dentro. La benzina scarsa! Scarsa! La benzina dei poveri! Dopodiché svuotiamo questa tanica nella mia rossa, così gli do i denari a Bob che già... Abbiamo tirato fuori la calcolatrice. Sì, sì. Riempiamo la tanica di 180, mettendo dentro 180 e poi possiamo andare a mappare. Sei convinto? Mi sono perso, però okay. Sì. Yavol. Boh, speriamo bene. Più che altro c'è questo vomito di gomme sotto. Sì, sono una merda di ruote piene di olio e acqua perché ci appoggiamo sopra il motore. Dai, svuotiamo qua, facciamo la benzina. Andiamo a mangiare e poi possiamo provare. 24 hours later. Eccoci tornati qua da Bob. Siamo qua pronti con la E36 e siamo pronti per andare a mappare. Sì. Quindi adesso computer in macchina, abbiamo scelto il mio che è un po' più stabile come connessione, quello che c'è lui. No, la sua funziona, la mia no. Per fortuna è il computer che costa meno della centralina. Infatti, conviene comprarne un'altra sì. A questo punto. E niente, saliamo in macchina, andiamo come di consueto in Messico e poi c'è un po' di mappatura. Ha detto che mi dai diritti per questa. Sì, ok. E poi andiamo a fare un po' di prove, proviamo un po' con la pressione che è adesso e dopo saliamo di pressione 0,8 un bar, penso ci faremo un bar massimo e vediamo quanto va, speriamo vada abbastanza. Turbina permettendo. Sì, esatto, un po' tutto il contorno permettendo perché non è molto boost friendly il log manifold. Il tutto. E il turbo un po' piccolino per il 2,4. Dai, saliamo in macchina e adesso andiamo a mapparla. Eccoci arrivati finalmente in Messico, ci hanno accolto alla grande, ci hanno regalato i cappellini, sempre gentili messicani di questa parte, sempre molto ospitali, sì. A
Adesso cerchiamo una zona dove si può tirare tranquillamente qua in Messico. Facciamo un paio di tirate e poi alziamo la pressione a un bar e vediamo un po' come va la macchina, dai. Vai quando vuoi. Vado. Vai. Sono a uno scarso. Mettila a 2.5. Ecco, già fanno un rumore normale. Vai. Finito una sessione di mappatura calda, caldissima, sì, stra caldo anche qua in Messico, soprattutto si muore dal caldo. Abbiamo fatto un bar, sembra leggere bene, nox sensor con le cuffie non detona, c'erano alcune zone che l'abbiamo corretta nonostante ci sia la 180 anni. E adesso sembra a posto, carburazione giusta, spinge di più, sgomma tutta la seconda no problem, galleggia un po' di terza anche, sì. E adesso basta provare un po' di action, ovvero di svarie sgommate, un po' tutto così, ascoltando sempre le cuffie, guardando un po' i parametri durante l'action e vedere se va tutto bene, poi siamo pronti. Buono, andiamo. Siamo tornati dal lungo viaggio e è andato bene, dai. Dispendioso soprattutto. Sì, dispendioso perché quando vai su di pressione poi devi anche andare su di iniettori e... E su di benzina. Sì, ne spruzza dentro un sacco. E quindi... giù di benzina a questo punto. Esatto, quindi va giù bella velocemente la benzina. Cioè consuma così tanto che la sto scarrellando al benzinaio. No, davvero, consuma un po' però... Però adesso sei un bar di turbo, ecco. Più o meno 0,95 un bar e uno. Figa, adesso si muove. Sì, infatti la seconda. E va via poi, bene. Vabbè, adesso c'è un altro problema. C'è sì. Tutto il punto dietro, cioè i bracci camber dietro fanno quello che vogliono. Sì, quelle camber, quelle della convergenza, un po' di boccole si sono macinate, ma è normale, come la mia. Però d'altronde dopo un po' di anni che si dà forte, col saldato è tutto normale. Ma neanche, che io sto solo da quanto, un anno sta macchina. Sì, però tu l'hai usato un po' più aggressivo, ecco. Poi turbo e tutto così soffre un po' di più, la mia ha sofferto un po' meno, ecco. Cioè io quando sono già in manovra seguo quella manovra, poi se ci sono cordoli, ghiaia, erba, quello è tutto extra. Sì, sì. Buono, dai, allora domani ci divertiremo, questa è che andiamo a Chignolo, questo video probabilmente lo carico dopo, quindi vedrete già i risultati magari su Instagram. Vedete forse già l'inizio e la fine di un bar. No, dai, no, questo va. No, però sto giro, cioè, la mappa è stata fatta molto più... Sì, accurata, più tutti i punti, poi il computer non faceva i capricci. Poi ci siamo concentrati di più sulla seconda marcia, quella che usa di più, anche un po' di action e tutto. Sì, e... sì, proprio quando la tiravo. Lui sì, quando fai gli otto, quando fai le rotonde, quello in Messico soprattutto. Sì, Quindi li ascoltavamo bene, si sentiva un po' di messicano nelle cuffie, però... No, però non c'era detonazione, niente, qualcosina da pochissimo. Se vado a buttarsi dentro 100 euro di 180 anni. Sì, più che altro è il prossimo motore di scorta, diciamo, pistone di bassa compressione. Quello che è uscito da qua adesso. Esatto, il problema è l'alta compressione, sono motori aspirati potenti, sono altamente compressi.
Quindi bisogna mettere pistoni a bassa compressione e dopo si può usare anche la 95 volendo. Probabilmente bassa compressione un bar e mezzo, quindi 180 anni di nuovo. Again? Sì. Buono, dai, se vi è piaciuto questo video lasciate un like qua sotto, commentate cosa ne pensate di questa bestia, che veramente adesso va, se andate in pista, se c'eravate in pista l'avrete vista che... Si è ciaffiato. Ciaffiato, sì. Buono, buono, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!